Niente ragazzi, niente, è finita così, con grande amarezza la nostra esperienza in Davis, finisce con la vittoria della Croazia 2-1, insomma tanti rimpianti ma anche tante emozioni che ci portiamo dietro, come il match incredibile fra Sinner e Cilic che abbiamo vissuto veramente su un'onda emotiva pazzesca a cui l'urto dei croati che facevano partire quei tromboni, quei tamburi a tutti i punti e ragazzi veramente dopo un po' è un qualcosa di abbastanza insopportabile e purtroppo è andata così, insomma si può speculare secondo me più che altro sul singolare perso da Sonego che ha perso il primo in quella maniera lì, davanti di un break, al tie break che è sempre stato ad inseguire, poi ha giocato un grande secondo set e poi nel terzo più che altro non è sembrato un Sonego un po' spompato in qualche modo, ma anche proprio delle sue caratteristiche principali, ossia della sua grande forza dal punto di vista emotivo e caratteriale. E lì proprio è mancato il Sonego combattente che siamo un po' abituati a vedere. Per il resto, appunto, Sinner, ragazzi, non mi si può imputare niente. È stato in questi giorni il mio trascinatore, un ragazzo che si è trascinato sulle spalle anche gli altri. Ha cercato di sopperire al peso dell'assenza di Matteo Berrettini, che alla fine oggi si è fatto sentire più di tutti, perché insomma sappiamo che in questo momento, almeno fino a questo momento, non possiamo fare a meno di Matteo Berrettini, e purtroppo è andata così. Purtroppo è andata così. Qualcuno che poi dice a posteriori facilmente che Fognini doveva giocare con Goio, che l'avrebbe vinta, ragazzi. Siamo in Davis, purtroppo queste cose, anche come la sconfitta di quella di Sonego, può capitare, ed è andata così. Poi in doppio si è vista una differenza netta, si è vista una differenza evidente e purtroppo sapevamo insomma che in doppio Matic e Pavic erano più attrezzati di noi, e si è vista tutta questa differenza tra la coppia numero uno del mondo e fra Fognini e Sinner, che mi sono sembrata ancora una coppia un po' da sgrezzare, un po' improvvisata, insomma, con Fognini poco brillante, un Sinner un po' impacciato a rete. Non so se era questa la coppia da schierare, ma fatto sta, insomma, non credo che anche schierando Bolelli o qualsiasi altra coppia sarebbe andata in maniera diversa, insomma. Comunque veramente è stata un'esperienza fenomenale, perché appunto sono state tantissime emozioni questo lunedì sostenendo i nostri azzurri. Purtroppo non abbiamo ottenuto il risultato che speravamo, però è andata così. E d'altra parte è un'esperienza che ci portiamo dietro nel nostro continuo, costante percorso di crescita, che deve continuare, deve passare anche da queste cadute. Finisce la nostra stagione, adesso si ricaricano le pile, si va in Australia carichi, on fire, magari anche con Matteo Berrettini, che sarebbe cosa assai gradita. Comunque complimenti alla Croazia, perché Goi ha giocato la partita della vita, ha tirato sulle righe, Cilic è stato fenomenale, Sinner a restare attaccato, perché c'erano delle fasi veramente in cui era qualcosa di incontenibile, le fasi che io le chiamo fasi Cilic, poi ogni tanto queste fasi, diciamo, si perdono oppure si esauriscono, però chiaramente Cilic a quei momenti in cui è veramente ingiocabile. Poi appunto il doppio è andato così, però
purtroppo. Complimenti appunto alla Croazia, al loro tifo anche, molto antipatico per quanto ci riguarda, ma d'altra parte la vediamo anche da un punto di vista italiano, quindi è possibile che siano rimasti anche antipatici da quel punto di vista e per quel motivo lì. E poi insomma hanno giocato delle partite ottime e avevano un seguito davvero davvero eccezionale e un supporto incredibile per i loro giocatori. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, una volta mi piace il video, condividete questo video sul canale se ancora non l'avete fatto. E a questo punto arrivederci Dani, ci vediamo al prossimo video.